어린애들 그 부자 예전에 부자 어린애들 장난감이었다면 아 보세요 아주 정교해요 정교해요 보세요 하나하나 세상에 아 그 스파게티 할 때 그 소쿠리 예 그거랍니다 까뚜리 시 쪼까뚜리 밤비니 리케 아 시시시 까피도 che è questo? E questo è una un porta particolari mentre questa era in grande era una cosa mettevano le braccia accese per scaldare ciao a tutti 여러분 안녕하세요 이번 영상은 이탈리아 베네토주 파도바 가나에 내에 있는 치타델라라는 중세 성곽 도시입니다. 지금도 여전히 사람들 살았고요. 위키백과의 발음은 2018년 12월 31일 기준이랍니다. 예, 그러면 치타델라에서 제가 방문했던 이날 마침 운 좋게 예, 풍물을 구경할 수 있었습니다. 예, 이번 영상에서는 특히 부잣집, 예전에 부잣집의 어린아이들의 소꿉장난 그것들 예, 구경하는 영상입니다. 감사합니다. 여기 뭐 꽃집이에요. 아, 여기도 꿀통풍. 이거 뭘 것 같아요? 이거 보니까 제 느낌에는 이거 풍류랍니까? 불 피우게 하는 그것 같아요. 아, 제 봉투도 보이고요. 정말 흥미로워요. 아, 조금 전에 아주머니가 저한테 설명해 주셨어요. 예, 이거는, 예, 그 불, 풍선합니까? 그 불 일으키는 거죠. 불쏘시개 같은 뭐 그런 역할이고요. 이거는 저울이에요. 뭐 희한한 도구들 많네요. 아, 이거는, 통부 너부 박타는 꼭 그 톱 같아요. 슬근슬근 톱질 하세 있잖아요. 네, 그 같아요. 예, 네, 다리미고요. 한국도 이런 다리미 있었죠? 이거는 커피 가는 거고요. 이거는 장식품 거라고 뭐 그러네요. 아하, 자. 아, 올게요. 아, 어린아이들 장난감 같은 것도 있고요. 흥미로워요. 이게 뭘까요? 뭐 구멍 뚫렸어요. 이게 지금 할아버지 설명해 주시네요. 이 망치들은 이렇게 한국에도 있었잖아요. 이게 구리 그 한국에 뭐죠? 방자 무슨 방자랍니까? 하여튼 그거 만들 때 하나하나 이렇게 두드려서 만들었잖아요. 예, 네, 그 망치랍니다 이것들이. 아, 아니 할아버지가 설명해 주신대요. 이것들은. 어린애들 그 부자 예전에 부자 어린애들 장난감이었답니다. 아 보세요 아주 정교해요 보세요 하나하나 세상에 아 그 스파게티 할 때 그 소쿠리 예, 그거랍니다. 까뚜리 시 쪼까뚜리 밤비니 리케 아 시 까피도 와 che questo? E questo è una porta particolari mentre questa era in grande era una cosa mettevano le braccia accese per scaldare il letto capito il dialetto dicono mettevano sotto il suolo sì, e
이깔 나무를 해. 이거도 뭐냐 하니까요. 이게 예, 장난감인데 한때 예전에 날려왔을 때 겨울에 이게 숯불 담아서 침대 아래에 넣어서 이제 침대 따뜻하게 데피는 그 역할을 했답니다. 네. Questa era la leccanda, quella grande, serviva per mettere sotto dove c'era l'arrosto degli uccelli. L'arrosto degli uccelli, padella, padella. Padella, ma si chiama leccanda. Leccanda. Leccanda, perché colava il grasso dello spiedo. Colava il grasso, questo è un giocattolo. Ah, sì, sì, sì. Sì, sotto l'arrosto che sta girando, c'è la leccanda, che è molto grande, il grasso scavola, e poi con quel grasso là, abbrustoliscono la polenta, i fetti di polenta. Che buono! È buono, sì. Ah, ho capito, che interessante. Dei martelli che se fosse stata più grande avrebbe un buco qua perché prima di versare la cioccolata mettevano un bastoncino di legno e mescolavano. Ho capito se per quello ci voleva il fornellino. La cioccolata si addensa le mani fuori. Ah sì, così non si brucia. No, e anche deve mescolare. Mescolare. 할아버지께서 설명해 주신데 이거는 이런요 초콜릿 만드는 초콜릿 뭐라죠? 초콜릿 조리하는 것 같은데 시제보다 더 큰 거는 이게 뚜껑에 구멍이 있답니다. 그래서 그 뭐죠 젓가락 같이 이렇게 주걱 뭐 이렇게 넣어서 시시 저을 수 있도록 뭐 그런 거. 예, 이거 다 콜럼버스가 아메리카 예 발견한 후에 이렇게 나타났다고 그러는데 초콜릿이 이제 그쪽에서 이제 넘어왔으니까요. Questo ha capito cos'è questo? Secchio. No, questo. Arconcello. Allora. Muta. Questo c'è una molto grande. Persino sembra spalle, così porta l'acqua. La famiglia andava nella fontana del paese, quei secchi grandi, da 20 litri, da prendere acqua. 40 litri di acqua. Prima non c'è il rubinetto in casa. Non c'è il rubinetto in casa. Ah, no, yesterday, anche questo è anche questo che ho fatto. È fatto per mia figlia. Ah, lei ha fatto? No, mio suocero. Ah, suocero? Di mia figlia. Ah! Ha fatto il giocattolo. Wow! Era bravo a battere le rame. Ah, tutto con le mani ha fatto questo. Sì, con le mani, però lui ha fatto così. Ha fatto lui questa. Ah, tutto lui ha fatto. Lui. Wow! Bene. Questa qui l'ha fatta lui. Wow, come ha fatto tutto così? Sì, piccolissimo. Un chiodo, un paiuto. Capito? Seesaye. Era bravo battere le rame. Il halaboji, suocero. Mio suocero, bravo. Ah, suo suocero. Papà di mia moglie. Il halaboji, 장인께서 직접 이거 다 손수 만드셨다면서요. 저 망치 두드렸어요. 손이 다 가네. 네. 이 솔잎이네. 피아노 같아요. 와, 조금씩 이 망치를 조금씩 두드리다 보면 이게 뭡니까 이거 구리가 이렇게. 백기. 예. 백기. 이게 하늘 la stella vede. 하늘 la stella famosa. 아, stella famosa. 뭐야? È la stella perché dicono che
è l'indicazione che è vecchia. Ah, capito. Che è vecchia. Questa vede non ha, però è fatto tutto un pezzo. Che pesante. Tutto un pezzo, vedi? Oh, hai già tutto da già mandare già. Tutto un pezzo. Mentre invece 할아버지 장인께서 만드셨던 questa padella, anche questa, anche stella è una padella con la secchia, con la stella. Però quando usavano il rame senza la stagnatura era pericoloso per l'ossido. Il rame quando diventa vecchio forma quell'ossido che è velenoso. Ah sì? Allora hanno imparato, hanno abbandonato il rame nudo, era un secchiello, faceva una polenta con il rame nudo. Che pesante anche questo. Allora hanno messo lo stagno. Stagno è la stagnatura, quindi isolano la parte interna perché non ci sia l'ossido che è velenoso.할아버지께서 아주 중요한 거 가르쳐 주시네요. 이게 물인데 바닥에 아무것도 없으면 이게 화학작용으로 뭐 독소 같은 게 생긴단다. 그래서 여기 이렇게 바닥에 이렇게 이게 문양같이 이렇게 해서 말하자면 표면에 이렇게 좀 이렇게 우뚝부뚝 들어가게 하면서 그래서 독소가 생기지 않도록 했다고 뭐 그럽니다. 아, 이거는 과학적인 논리가 있어요. 저는 전혀 몰랐습니다. 와. 200 anni fa c'era il rame, non c'era l'alluminio con l'acciaio inossidabile, solo rame, c'era tutto con rame. E vedi, questo qui è la caffettiera, la cioccolatiera. E invece caffettiera? Caffettiera più recente dell'anno, di un secolo fa. Un secolo 1800, dopo? 1800. Il 1700. 1800. 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 E quindi hanno... Io giannancamio di questo, giannancamolo mandato. E quindi hanno fatto la stagnatura. Capito. Poi, 50 anni fa, è venuto fuori l'alluminio, le pentole di alluminio molto pratiche, e adesso è già inossidabile. Adesso l'inox ha finito. Capito. Quindi sono... Allora signora, questo è un piccolino, è una bambina. Sì, questa è miniatura, sì, ho capito. Sì, è molto grande. Sì. 지금 설명하시는데. 예전에 한국에도 그 있잖아요. 바지개니까 양쪽 어깨에 해서 북청 물장수처럼 그렇게 했듯이 집에 수도 없을 때 예 아주 먼 길 가서 20m짜리 이렇게 양동이 이렇게 양쪽에 어깨 메고 그렇게 해서 가져왔는데 이게 이제 아주 부자 어린 아이들 장난감으로 만들어졌다면 Ramone, a parte è Ramone. Il mio sotto delle cuore per parlare. Esatto. I secchielli, guarda che bello. Bellissimo. Invece questo, un altro secchielli, questo l'ho fatto mio forte, tu hai fatto due secchielli. Ha fatto il lavorare il rame. Mi piaceva fare un po' tutto, capisce? Sono bellissimi anche. Mi sono fatti prestare da chi ha esperienza. La gente si deve rendere conto. Guarda rose per fare una rosa, tutti sottili.
E il problema è che questo stile piccolo incollava e faceva una figura sul mobile. Capito? Ah, capito. Vista. Vista. Si chiama lui. Aspetta. Maggiorini. Maggiorini, so ce lo si chiama o no? No, no. Ma in Francia, per fare i mobili dell'imperatore francese, c'era l'ebanista italiano, Maggiolini. Maggiolini. Era famoso per fare l'ebanista. Tutto faceva il capolavoro più importante. Ah, lui è italiano, però ha fatto il lavoro per l'imperatore francese. Ah, lei è francese. Lavorava per l'imperatore francese. Maggiolini, Geneva. Genova. 지금 여기 와서 아주 특별한 것을 봤습니다. 조금 전에 저기 판매하는 게 아니고 이런 거는 한때 이탈리아의 문화 풍물이라고 해야 될까요? 뭐 이런 거 보여주는 그것입니다. 보니까 베네타, 베네치아, 베네치아 공국이라 해야 됩니까? 한때 그 문화를 지금 보여주는 거. Giornata, ma dal punto di vista diciamo più linguistico, con gli aspetti proprio dell'identità delle persone. Giancarlo Agolini, immagino che tutti voi lo sappiate, San Giovanni. Ecco, allora noi dobbiamo molto, perché in questi anni hanno restituito molta storia di Cittadella, con i loro libri, Cittadella, con le loro pubblicazioni. Hanno passato, direi, anni a stringere gli archivi. 도모 앞에 광장에서 지금 열리고 있습니다. granchio, addome, addome, granchio maschio, granchio femmina, thank you.